Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati oggi con una nuova puntata del nostro Super Mario Balotelli, che è subito carico, pronto a scendere in campo. Allora, prima di tutto, vediamo se possiamo fare gli allenamenti. Possiamo allenare Balotelli? Sì, perfetto, alleniamo Balotelli. Questo rimane bello carico e è pronto alla battaglia. Ok, e di qua andiamo avanti. Attività e cose varie, per ora lasciamo perdere. Lasciamo perdere, no, le guardiamo lo stesso, cioè va bene. Decisioni, oh, grande prova. Ma sì, facciamo una grande prova. Fatti i complimenti, Roger Compagni, continua a impegnarti. Continua a impegnarti, dai, così. Possiamo fare altro? Questo abbiamo provato. Possiamo fare l'altro? Oh sì. Leggi un libro sul tuo calciatore preferito. Sei il giocatore del mese. Spettacolo, certo lo facciamo. Non è finita qui, è merito della squadra, ringrazio i tifosi. E non è finita qui, Balotelli. Porta acqua al suo mulino, porta acqua al suo mulino. Leggi il libro di un ricco imprenditore. No, basta, mi sono rotto le scatole. Non le facciamo queste cose. Possiamo fare altro, potremmo fare altro, ma non ci interessa. Basta, andiamo in campo, signori. Prossima partita, la classifica la vediamo a inizio episodio. Siamo terzi, dopo 14 giornate con 29 punti. Prima c'è il transport a 32. Va bene, dai, siamo a 3 punti dal primo posto, signori. A 3 punti dal primo posto. Dai, dai, giochiamo contro il... Io non ho capito che cazzo di squadra è. Però va bene, ci stiamo arrivando, Posso allenarmi di nuovo prima della partita contro il... Forse sì. Se può allenare Balotelli, bravo, così. Così, Balotelli si deve allenare, perché tra un poco inizieremo secondo me a perdere, anche se però stiamo continuando a salire, comunque stiamo continuando a migliorare come giocatori, quindi perché non continuare ad allenarlo per poi abbiamo la partita di allora, se la partita di conference, vediamo la classifica poi dopo nella partita di conference, perché se è messa bene, se siamo già qualificati, la simuliamo, signori, così andiamo avanti velocemente e ci portiamo avanti per i prossimi episodi. Ci portiamo avanti perché ti ricordo la carriera, l'obiettivo di questa carriera è quella di riportare Mario Balotelli in Italia. La cosa carina che mi stuzzica sarebbe quella di riuscirlo a portare in una squadra di serie B, signori, per poi riuscire a salire in serie A e fare a sfondare tutto. Però vediamo, mi capitasse già subito una squadra di serie A che gioca la Champions, pronta a vincere tutto, sarebbe anche più bello. Dai Balotelli, dai Mario, in Turchia, la conquista del mondo turco. Partiamo in contropiede. Perdiamo già 1-0 dopo 25 minuti. Che cosa carina. Ottimo. Dai Super Mario. Che brutta palla che mi ha dato. Grande. No, ero riuscito a passare. Non so come, ma ero riuscito a passare. Ma abbiamo perso. Giochiamo contro il GFK. Calma. Balotelli. Guardami. Bravissimo. Mi ha guardato. Tiralo. Ma porca miseria, 2-0 perdiamo. Ma che cazzo è sta partita? Dobbiamo recuperare due gol. Dai, dammela subito. Super Mario. Ma dai, non stiamo in piedi oggi. Al 76esimo non riusciamo a stare in piedi. Ma porca miseria, non me l'aspettavo. Balotelli che forse ha festeggiato troppo ieri sera, non è concentrato, signore. Non è concentrato Super Mario, però ora scatta bene sul filo del fuorigioco. Super Mario, siamo troppo avanti. Mamma mia, ci siamo mossi malissimo contro il Gaziantep. Che squadra è il Gaziantep? Perdiamo 2-0. Mamma mia, che brutta prestazione. Non me l'aspettavo proprio. Peccato, perché eravamo a 3 punti. Abbiamo fallito tutti gli obiettivi. E ci credo. Abbiamo fatto una partita di merda. Mamma mia. Dai, c'è l'Europa League. Tuffiamoci in Europa League. E dimentichiamo. Mamma, la prossima partita di campionato è col Galatasaray. Scontro diretto. Allora, vediamo un attimino la classifica. Siamo primi dopo 4 giornate a 12 punti. Sì, signori, prende il primo posto è assicurato. Rimangono 6 punti, ma che vada il Molde vincendole entrambe andrà a fare 11 punti, ma una la deve giocare con noi. Quindi io ti direi di simularla velocemente. Allora, match clou, simulazione veloce. Confermi di voler saltare? Sì. Simuliamola velocemente, vediamo cosa succede contro...
2-2 contro il Famalicão, va bene. Hanno segnato Sarri e Balotelli, va bene. Il ballo ha messo il suo sigillo anche in questa partita. Così vediamo se riusciamo a portarci a casa. Scendono ancora le nostre quotazioni nei confronti di Vincenzino Montella. Non fa niente, non fa niente Vincenzo, tranquillo, tranquillo. Allora, la prossima partita è col Galatasaray. Riusciamo ad allenarci? Sì. Allena Di Balo, che dobbiamo migliorare ancora. Dai, è così. Dai, è così. Dai, 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 dai. Puntiamo al 78 e avanziamo. Scendiamo in campo contro il Galatasaray e forse possiamo riuscirci a giocare pure l'altra partita. Dai, visto che quella battuta il record di gol, 6 reti, il record di competizione 0, ottimo. Va bene così, scendiamo in campo, Galatasaray, signori. Galatasaray è sopra noi di 4 punti, ho letto che a 33 noi siamo rimasti fermi a 30, a 29. Quindi dobbiamo vincere, signori. Scontro diretto col Galatasaray. Col Galatasaray lo dobbiamo vincere. Lo dobbiamo vincere lo scontro diretto col Galatasaray, signori. Così vediamo un attimino di riportarci in posizioni alte. Mamma mia, che coreografia bellissima. Spettacolo, guardate la vista del nostro piccolo angolino azzurro in uno stadio giallo-rosso. Impressionante, va bene, dai, 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 dai. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Calma, concentrati e sangue freddo. 0-0, questo già è buono, al nono, contropiede per l'Adana Sport. Poi infatti io gioco con Balotelli, dovrebbe farmi fare... No, gioco solo con Balotelli, quindi non mi fa fare le azioni di attacco e di difesa. Al balo! Il balo contro tutta la difesa del Galatasaray. Fa una gran cacata. Ok, ancora 0-0, calma, calma, calma. Ancora 0-0, contropiede ancora per l'Adana Sport. Balotelli è sulla destra. Il pallone è sull'altra fascia. Il balo, il balo, il balo, il balo, il balo. Si fa vedere il balo, il balo, il balo, il balo, il balo. Ma porca miseria, oh. Ancora 0-0, il Balotelli in contropiede. Siamo al 21esimo minuto. Il Balotelli deve trovare l'azione giusta. Il balo, 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 il balo. Che ormai non corre più Balotelli. Balotelli non corre più, ma entra in aria, ha deciso. Mamma, che gol di Balotelli! La sblocca lui! Pensavo fosse finita fuori, signori. Ci ho voluto provare. No, Hiller! Numero 88 della Dana Sport, Hiller. Ma quando è arrivato? Bello così, 1-1. Neanche il tempo di festeggiare. Il vantaggio è l'1-0 che questi ci hanno pareggiato al 45esimo. Ma azione ancora per la Dana Sport. Attenzione, il rocio, il rocio, il rocio, il rocio, il rocio. Balotelli si fa trovare libero al centro dell'area. Doppietta personale di Super Mario Balotelli con le sue scarpette rosse. Anche Fagioli alla Dana Sport. Poi che razza di mercato ha fatto la Dana Sport? Va bene, 2-1, ok, al 59esimo. Ok, ok, siamo in contropiede. No, no, è azione loro. Vedi, ogni tanto ti fa fare le azioni loro. Porca miseria, perché non me le fai fare quando... Bello così, bravo il nostro Rocio che recupera subito palla. Contropiede per la Dana. Attenzione, attenzione al 74esimo. 74esimo, contropiede per la Dana. Buono questo passaggio. Balotelli, Balotelli chiede il pallone. Balotelli, 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 si allarga troppo. Balotelli. Vedi se è 2-2. Quanto è finita? Ma porca miseria, ma porca, ci siamo giocati l'ultimo gol. Ah, mannaggia, me l'ero fatta dare perfetta sul filo del fuorigioco. Lo volevo passare. Dovevo tirare subito, dovevo tirare subito. E invece niente, vabbè, dai. Niente, niente. Brutte prestazioni però di Balotelli. Una doppietta che però non serve a nulla. Una doppietta che porta Dries Mertens nel Galatasaray. Una doppietta che serve a poco. Il transport pareggia pure. Ma fa bagno. Poteva essere una buona occasione per avvicinarci veramente alle parti alte della classifica. Cioè riavvicinarci, perché abbiamo perso palesemente strada con una sconfitta e un pareggio. Andiamoci a giocare l'ultima partita, dai. Oggi ne giochiamo 4. Così nel prossimo video simuliamo quella di Europa League e andiamo avanti e scopriamo la nostra avversaria in Europa League. Dai, giochiamo contro l'Alanya Spor. È giusto? Alanya Spor. Alanya Spor, ok. No, giochiamo sempre con Balotelli. Porca miseria, mannaggia. Ho sbagliato quell'ultima azione. Riuscivo a fare il gol, avremmo portato 3 punti a casa. Sempre così, giocare match clou è una roulette russa.
Tu puoi avere la partita che stai vincendo, poi praticamente ti arriva la mazzata del 2-2. O anche calcio, metti che pareggiavamo 0-0, loro segnavano così senza nessun motivo e noi avremmo perso la partita. Va bene, nuova partita, nuova regola, nuove emozioni, nuovi gol, signori. Attenzione, vincono già loro 1-0. Ma che problemi abbiamo? Cioè, pigliamo gol subito. Cioè, ci si è distrutta la difesa. Prima non era così. Balotelli si fa imbeccare al centrocampo. Balotelli gira su se stesso. Balotelli cerca il compagno. Bello il passaggio. 1-2 veloce. Balotelli la cerca. Accoglie il suggerimento del compagno. Entra in aria. Balotelli. Palla è finita. Il compagno va da solo. Risultato Va bene così. vittoria È il Rocio. Segna per noi con il numero 7. Si impiegano nella rete. Non si sa cosa stiano facendo. Per ora corrono liberi e felici verso il campo. Riusciamo a fare un festeggiamento, un qualcosa? Ci riusciamo? No, non hanno festeggiato. Cioè, abbiamo appena pareggiato e già stiamo 2-1 sotto di nuovo per loro. Noi siamo nella nostra area di rigore da tutt'altra parte, ci siamo addormentati. Vediamo se riescono a fare tutto da soli, Può perché noi segnare da lì. siamo. Va bene, Risultato signori. della partita. Forse noi facciamo più danno che altro. 2-2, l'abbiamo già recuperata. Va bene così. Vediamo se al 47esimo, vediamo la prossima azione se stiamo 3-2 per loro. No, ok, meno male, stiamo ancora 2-2. Contropiede per la Dana. Palla nella metà campo della Dana. Balotelli già è partito. Balotelli già è partito. Partito Balotelli. Partito Balotelli, bello, così se l'è fatta dare sul cerchio di centrocampo. Balotelli. Siamo lenti, siamo lentissimi, signori. Siamo di una lentezza terribile. Balotelli, vede il Grande compagno azione! libero in aria, ci riesce a Efficace, tirare? No, non qualitativa ci del riesce a portiere che tirare. strappato il 2-2, calcio d'angolo, siamo di una lentezza impressionante. Stiamo perdendo velocità, mamma mia, mamma mia. Dammela. Balotelli chiama la palla lì Può al limite giocare dell'aria, vicino. attenzione, Balotelli è famosissimo per i suoi tiri, entrando Tiro sul calcio respinto. d'angolo. Possono passare in Va bene vantaggio. così, 3-2 al Tecnico di nuovo la 73esimo. Va pressa. bene Torna così, la Cantù. ribalta la Dana Sport con un nome impronunciabile, però l'importante è che abbia segnato. Va bene così. Eccolo qui il segnale Ma di hanno chiusura fatto del il match. 3-3? Successo della squadra di 3-2, casa. va bene, per Vittoria di fortuna. misura che Stavolta tutti ci quanti portiamo vogliono 3 punti a portare casa e avanti. va bene Spesso queste così. partite Porca regalano miseria, brutto porca sorpreso, miseria, va sappiamo. bene. Non E abbiamo sono segnato nemmeno un quanti gol. arriva la Abbiamo concentrazione fatto fino qualche buona all'ottesimo azione, minuto. ma non riusciamo più a essere veloci. Siamo lì, siamo dei patacarri. Bjarnsson. Addirittura non siamo nemmeno fra i primi 3 migliori in campo. Brutte prestazioni per questo giro di partite per Balotelli. Va bene. Brutte prestazioni, però va bene. L'importante era portarci a casa 3 punti. Almeno portarci a casa una vittoria era importante. Non vediamo la classifica, ma già siamo proiettati alla prossima partita di Conference League, signori. L'ultima del girone che ci andremo a fare nel prossimo video simulandola. Così scopriremo anche il nostro avversario per andare avanti in Conference. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, vi ringrazio per le visualizzazioni, vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per tutto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!